John Borno, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in compagnia di Giovanni, saluta! Ciao. E siamo qui per il British Wednesday. Vi ricordo che l'avevo già detto stamattina, ho comprato la videocamera nuova, non è questa, questo è il cellulare. Quando tornerò a casa avrete i video in una nuova qualità. Per ora vi sorbite me, lui e il cellulare. Niente, non avrete nemmeno la sigla perché non sono a casa mia, non posso montare, per cui lo farò magari io. The British Wednesday, fine. E adesso passiamo a parlare delle partite. Allora, la Premier League poteva essere quasi chiusa. Perché? Perché tanto qua c'ho tutti i risultati delle partite per star sicuro, però dove cazzo è? Il Tottenham doveva fare almeno un punto sul campo del Liverpool. Invece ha perso 2-0. Quindi, qualora il Chelsea avesse vinto sul campo del Burnley, avrebbe ipotecato lo scudetto, invece ha pareggiato 1-1. Te che dici, c'è cioè, Conte, secondo te, comunque già ha archiviato lo scudetto, comunque adesso sta tipo a più 10, una cosa del genere. No, Conte non è di certo uno che dice Più si è già 8. vinto. No. Però dai, più 8 a 13 dalla fine per una squadra come il Chelsea che non perde mai punti. Sono sicuro che non farà deconcentrare i giocatori assolutamente. Tu che lo conosci bene, ma sto Marco, lui ti fa Fiorentina, ma sto Marco Alonso, oh, ha preso il posto da titolare, non l'ha più Ho visto, ha perso. fatto anche qualche gol. A Gol inizio 3 anno l'ha fatto di sicuro. faceva schifo, non giocava praticamente mai. Ora ha preso il posto perché Aspilicueta, se non sbaglio, è passato difensore centrale E ha anche. cambiato modulo, giocava a difesa 4 e è passato a 3. Ha messo Aspilicueta Sì. centrale, ha messo Moses Io lo so, e però. Alonso. Però gioca bene, fa dei gol, insomma, non è che fa dei gol porta No, qua, vabbè. però gioca bene, insomma, ha No, fatto un bel già essere salto. titolare comunque per un uomo è lui. E il nostro caro vecchio amico Ranieri. Io vedo qua, leggo, dove cazzo sto? Leggo qua, sono andato troppo sopra, però leggo che questa settimana il Leicester ha perso 2-0 in casa dello Swansea. E a questo punto è solamente a più Più uno 1 retrocessione. dalla retrocessione. Te che ne pensi? Pensi che il Leicester retrocederà? Sai che c'è Domanda che. difficile. Eh? È una domanda difficile perché non si sa mai un Leicester e abbiamo già visto, cioè potrebbe rimontare il valedecimo, però potrebbe anche lasciarsi andare. Devono assolutamente, secondo me, non cacciare Ranieri per nessuna ragione al No, mondo. se lo Se ne fanno non parlava, ha non devono. senso. A parte perché non ha senso, che comunque c'è per quello che va dato, ma soprattutto perché è proprio stato il punto centrale della squadra. Ormai la squadra già ha vinto uno scudetto, se si è adeguata a questo tipo di gioco di Ranieri non è la soluzione, Sì, diciamo. sono d'accordo. Che Non poi mi hanno fatto pure. sembra. Non capisco perché hanno fatto. Ok, l'anno scorso è stato un miracolo, bello, però hanno fatto pure un buon mercato in estate. Sì, infatti, Cioè, boh. cioè, ci hanno messo i soldi, comunque, Senza se cedere tranne doveva Kanté, solo. nessuno. Io vedo molto spesso qualcuno mi scrive sotto i video, no? Ma voi non capite che il collante del Leicester era Kanté. Ragazzi, non è così, ma semplicemente perché? Perché ha visto tutto l'anno scorso del Leicester, nota che Kanté entra tipo per la prima volta verso la quattordicesima giornata di campionato. Le prime 14 il Leicester le aveva già vinte. Cioè, è quello il fatto. Ok, Kanté era un gran giocatore e va bene. Però non si parla certo dei Kanté se il Leicester ha Fulcro di vinto. sicuro nella squadra. Sì, Stava c'è Schmeichel un che non prendeva mai battibizzo. gol. Mahrez che faceva degli assist di Cristo. Vardy che le buttava dentro tutte quante. Ha battuto tutti i record della Premier League. Anche Kanté, ma anche Drinkwater, anche Ognuno faceva il Morgan. suo Esatto. insieme. Difesa Rudy alla Chievo Verona. Ogni volta che passava qualcuno gli spezzavano le gambe. Così funzionava. Poi c'era un giocaccio all'italiana che però ha funzionato. Allora, parliamo di una nota dolente, perché Bournemouth City 0-2 si è rotto Jesus. Poraccio. Sì. Che stava risolvendo già, aveva già risolto perché è partita al City, è tornato ora. Ma io ho i miei dubbi su Guardiola, perché allora, ok, Gabriel Jesus bene, ma da quando Gabriel Jesus è esploso al City ha fatto 3 partite, Agüero ha fatto 3 partite in panchina. Io mi domando, ma come cazzo si fa a lasciare Agüero in panchina? Ma vabbè, magari non fa. Non è grande rendimento, ma è come dire che ne so, che Higuaín adesso si intoppa con la Juventus e lo metti in panchina per far giocare tutte le partite, ma Mandzukic o anche Piazza. Piazza esplode e ci metti Higuaín in panchina per far giocare Piazza. Cercate un'altra soluzione, mettilo esterno, metti un attacco a due. Boh, forse perché è così fissato Guardiola sul 4-3-3 che ogni Sì. volta Sei deve. Però, cioè, non è possibile, se tu c'hai dei giocatori, un allenatore, devi li variare cambi di a modulo. modulo. È il discorso che faccio sempre con Sarri, cioè. Quando muove, perché il Napoli va? Perché Sarri ha capito che non è che può stare sempre a piagna appresso alla punta. Quindi si è inventato il falso 9 e il Napoli va.
Mo vediamo, io sono contento per Aguero quasi quasi, perché non è possibile che ha perso il posto ai danni di Gabriel Jesus, che poi ha giocato bene, però così all'improvviso. Sì, ma di sicuro Guardiola è un allenatore bravo, quindi deve capire, non si può, non può puntare tutto su, per forza su un modulo. Se il City va male deve cambiarlo, e cioè alla fine lo conosciamo Guardiola. E niente, io penso che per il resto veramente poco ci importa. Cioè vabbè, la lotta a salvezza mi piace quest'anno. Guarda qua, ultimo Sunderland a 19, Crystal Palace 19, Al City 20, Leicester 21, Middlesbrough 22, Swansea 24, Bournemouth 26. Cioè questo che dico io, il Leicester vabbè magari sta andando male, fa due vittorie e schizza al decimo posto. Il West Ham da quando se n'è andato, il West Ham da quando se n'è andato Payet, forse era Payet che portava sfiga, ha fatto una cosa come tipo tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Era penultimo, adesso è decimo. Serie A PGA. Dista addirittura, gli ha dato 12 punti alla zona retrocessione. Questa è la differenza dalla Premier e la Serie A. Sì, Serie A, è vero. Perdi due partite e la Juve ormai è andata. Poi è anche vero che quest'anno lo scudetto è quasi ipotecato. Però vedevo gente che mi diceva, però vedi anche allora in Premier League. Non è così, perché se guardi dal secondo posto in giù, City 52, Tottenham 50, Arsenal 50, Liverpool 49, United 48. È fantastico. E poi il settimo posto c'è l'Everton che sta andando bene, che fa un po' da divisoria, 41. Niente, vabbè, io penso che questa puntata del British Wednesday del mercoledì può finire qui, anche perché sono le 7:10 quando sto registrando e se non mi sbrigo a caricare il video passa mercoledì. Io vi ringrazio per la visione, puoi salutare se vuoi. Ciao. 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 Lui si è appena svegliato. Sì, no. E niente, io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto vi lasciate un mi piace, vi ho fatto un dislike, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.